Oh. Oh, this is bad! Oh, they're going to have to glue you back together in hell! Salve a tutti gente, sono Caso90, benvenuti qua su un altro live commentary su Team Fortress 2. Stavolta proprio ci stiamo dando dentro su Team Fortress, era da un sacco di tempo che non ci giocavo e mi è tornata la voglia di giocare, quindi ci sto giocando un pochino. Stavolta utilizzeremo un set che io non utilizzo mai, mai e poi mai, e soprattutto una chiave inglese che non uso mai, ovvero il Jug, che aumenta velocità di fuoco, quindi bonus alla velocità di costruzione delle strutture aumentato del 30%, che è tantissimo, però facciamo pochissimo danno, meno riparazione e facciamo meno danni con le nostre robe. La domestica torre che conoscete tutti, penso, il regio soccorritore che è stato da poco nerfato, però funziona comunque sia bene. Ora cura di meno, prima curava 60, adesso cura 30 mi pare. Quindi, cominciamo con sto set. Io direi di costruire molto in fretta qua. Guardate quanto in fretta costruisce le sentry. Quindi non sto utilizzando il pugno di ferro per quel motivo, utilizzo il Jug al momento. Siamo su Viaduct. Non mi ricordavo più il nome di sta mappa. Ogni volta me ne dimentico. E costruiamo veramente, veramente, veramente in fretta. Quindi direi di piazzare qualcosina qua. Questo lo lasciamo costruire da solo. Prendiamo questa e ci portiamo la nostra torretta in giro. La posizioniamo in una parte carina. E vediamo anche di attaccare comunque, perché possiamo attaccare e allo stesso tempo qua non possiamo costruire, vero? No, però qua sì. Possiamo attaccare e nel mentre riparare la torre a distanza anche, quindi niente di brutto. Tu muori. Ok, quindi andiamo un po'. Proviamo un po' a fare più danno possibile. Cerchiamo di stare attenti alle spie, eccetera, eccetera. Non starò completamente vicino alla sentry perché non serve effettivamente, perché posso comunque sia ripararla lontano con quest'arma. Vorrei piazzarla un pochino in maniera più bastarda, se possibile. Vieni, seguimi, seguimi. Seguimi, lo baito qua. Seguimi, seguimi, seguimi. Sì, vieni, bravo. Questo è quello che faremo per il resto della mappa, se ci riusciamo. No, forse no, non viene qua. Forse non viene qua. Buona così, grazie Kika. Praticamente la stiamo usando. Preso in pieno. Ah, forse con un secondo shot avremmo anche ucciso. Infatti la... Ah no, ho aiutato Mr. Bistecca. Vieni verso di me, vieni, vieni, vieni. No, ok. Quindi la sentry sta andando benissimo. Vieni qua, vieni, 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 vieni. Io sto aspettando che arrivi qua davanti. È fantastica sta cosa, ragazzi. Quella spia, quella spia, quella spia. Buono così, lui muore. Male, male, non ho più munizioni. Mi servono munizioni. Cavolo, 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 cavolo. Possiamo comunque sia prendere la torretta prima che ce la distrugga, senza problemi. Però... Ok, ripariamola un po'. Cavolo, ho sprecato il critico lì. Un vero peccato. Però direi che sto set sta funzionando particolarmente bene. Direi sta funzionando molto particolarmente bene. Abbiamo ancora metallo per poterla prendere, perché per poterla prendere a distanza la torretta ci serve 200 di metallo. Non 200, 100, scusate. Quindi sino a che arriviamo a 100 siamo a posto, siamo in overtime. Penso sia vinta, dai. Eh beh. Tu muori. Ovviamente. Terzi siamo arrivati, terzi, con un bel 13. Quindi non male. Quindi come potete vedere, un ingegnere comunque sia, che non deve stare per forza attaccatissimo alla propria sentry, sempre lì a ripararla, può essere non solo fatto col pugno di ferro, ma anche col Jug. Funziona benissimo. E noi prima abbiamo costruito effettivamente abbiamo costruito il teletrasporto. Non abbiamo messo niente però. Sì, vai via Kiko. Vai via, vai via, vai via. Sto costruendo, grazie, permesso. E vabbè, dai. Ciao. Yeah. Proviamo a utilizzare un po' di più la domestica torre al momento. Ok, quindi piazziamoci un teletrasporto qua davanti. Damogli giusto un colpo per far più in fretta. E via, e via. Si va all'avventura. Si va all'avventura. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare, sperando di non morire subito. Io al momento la lascio qua, la sentry, come prima.
Solo dopo la sposto un pochettino più avanti. Perfetto, mettiamo un teletrasporto qui. Secondo me può funzionare. E che cosa è successo alla mia vita? Non so se avete notato, ma mi sono completamente incasinato lì in mezzo. Non so per qual motivo. Quello è lo sniper di prima. Quello tranquillissimo, ok. Sto dominando un tizio nel mentre, buono così. Cacchio. Devo andare. Ah, me ne ho sapato il teletrasporto. No, devo stare qua. Ah no, continua a fare 60. Allora, con questo, ora... ve lo devo dire, visto che mi hanno ammazzato, comunque non ce l'ho fatta a salvare la sentry. È stato più veloce di me. Col jug non possiamo togliere subito i sapper. Nel senso, invece che volerci solo due colpi, ce ne vogliono tre. Quindi con una spia di mezzo sarà molto più complicato. Però possiamo comunque sia... No, ho sbagliato. Tiè. Ti conviene andartene perché faccio molto in fretta a costruirla, caro. Quindi sei già morto, tipo. Ok, proviamo a posizionarla in una zona un po' diversa ora, invece che lasciarla lì in mezzo al nulla, effettivamente, che non serve troppo lì. Pam, mi mancava un colpo. Ok, non ho preso il metallo completo, ma non fa niente. Guardiamoci un attimino le spalle, sembra tutto a posto. Vediamo sta spia. No, ce l'abbiamo fatta. Ok, allora, lì c'è già un... Aiutiamolo un attimo, va. No, non mi va perché ho paura che ne arrivi la spia a fare quello che non voglio che faccia. Quindi, lasciamo un attimino la nostra qua. E certo, ovviamente. Cura la mia sentry, per favore, Hiko, curala. Ti prego, cura. Non la sta curando. No, non lo farà mai. Non lo fa quasi mai nessuno. E lì c'è una spia. C'è una spia, Kiko. God, no, riparami. La mia, per favore. Per favore, brutto rincoglionito di merda. Ce l'ha fatta, un genio. Un G.I. genio. La prima volta che vedo una roba così. Grazie, Kiko. Grazie. Ho ammazzato qualcuno nel mentre. Grazie, Kiko. Là ti aiuta a sto punto. Ha aiutato la mia. Tiè, va. Costruisci. Tutta tua, Gecko, tutta tua. Te la sei meritata, va. Ora, vediamo un attimino di fare una cosa molto, molto carina. Ovvero non mettere... Quella spia non gli è andata bene. Non è andata bene per niente. E ora, doppia sentry qua non serve a niente. Quindi ora questa la sposto. E la metto... La piazzo qua. Vediamo cosa riusciamo a fare. Non mi piace, come tu sei morto. Quindi vediamo un attimino di usare questo. Escine. sta arrivando gente. Lui è morto. Ok. Tu non sei una spia. Però c'è ancora la spia. Sono sicuro. È quella, l'ho vista. Ok, lui è morto. Dai. Dobbiamo spostarla. Sono forzato a spostarla. Questa è la spia di prima, no? Ok. Lui sì, però. No, è lui la spia. Ok, è andata. Come vedete ho dovuto colpire tre volte la roba. Tre volte servono. Purtroppo. Grazie. È ancora vivo. Dobbiamo ammazzare lui però prima. Ok. Non siamo qua in mezzo. Curiamola dalla distanza. Se riusciamo. È ancora vivo sto qua. Basta. Ce l'abbiamo fatta. Non male. Stiamo andando molto bene. Penso mi farò un'altra partitozza. Siamo di nuovo... No, siamo secondi. Assieme a Ningina. Ci hanno chiamato di squadra? Ok, non fa niente. Io costruisco uguale. Non mi interessa proprio niente. Abbiamo la spia che... Che ci tentava. Austin Power abbiamo lì. Ciao Austin. Insegna agli angeli come andare nelle scatole. Ok. Comunque volendo c'è una piccola strategia per il gioco. Ovvero costruire tutto prima e poi dopo cambiare. Ma no. Dai, aveva appena finito. Comunque c'è una strategia per il gioco. Ovvero cambiare
utilizzare il jug per costruire prima di una partita tutto quello che serve, perché comunque sia siete straveloci, e solo dopo aver costruito tutte le robe cambiare l'arma. Quindi mettervi magari quella normale o l'effetto Eureka. Ci vorrei fare un video sull'effetto Eureka, perché effettivamente non viene usato particolarmente, però ci sono delle strategie molto carine utilizzando i teletrasporti che non vanno per niente denigrate. Se ti sposti riesco a mettere anche la mia sentry. Questa è una spia, grazie. Dammi un attimo. È una spia, Chicco, ammazzalo. Per favore, devo farlo io. Che palle. L'ho dovuta lasciare qua perché... Ok. Ora, piazziamo la sentry qui. E utilizziamo la domesticatore per ammazzare più persone possibili. Se qualcuno va lì magari. No? Ok. Sembra di no, però. Vediamo se riusciamo a colpire. Così è troppo difficile visto da qua. Visto da qua non funziona. Non funziona. Vediamo un attimo, se passa qualcuno magari riesco anche a colpire. Ok, lì mi hanno ammazzato una spia, grazie tante. No. Ho critato. Ok, lì ho ammazzato una spia lì davanti. Datemi un attimo. Porca Eva! È stato bravissimo. È Mr. Papa. E ho il flogistinatore. Vai, grande. No, mettiti tu in mezzo. Stavo aspettando che si mettesse in mezzo il cecchino per farsi ammazzare al posto della mia torretta, ma non ha funzionato purtroppo. Ero convintissimo che facesse. Ma mi hanno ricambiato squadra. No, ero già nel rosso, ok. Però cosa stiamo a fare? 25-4 in tutta sta partita, in tutto sto live. Che cavolo, non è per niente male, amici miei, non è per niente male. Porca Eva, quanto mi piace fare il live con una voce calma. Mi sta piacendo un sacco. Sono tranquillo con me stesso. No, non lo rifarei mai più nella vita. Io ti massacro male. Tu sei una spia. Doppia spia, grazie. Ma mi aiuti, Chicco? No. Cioè, la spia era nostra, cioè c'erano due loro e una era mia, era della mia squadra. Ma cosa stava facendo? Mi guardava, ragazzi, un genio. A parte che vedo un sacco di capelli che non mi piacciono. Un sacco di frittuole probabilmente, quindi non so. Sia in entrambe le squadre ovviamente intendo, quindi voglio riprovare di nuovo. Ci facciamo l'ultima partita e stavolta non so. Voglio andare in mini sentry forse. No, finiamo sempre con questo set. Dai, abbiamo iniziato. Tutti ingegneri ovviamente. Abbiamo quattro ingegneri. Perché basta che uno faccia l'ingegnere e vanno tutti a farlo. Evviva. Però vabbè, io ho iniziato il video come ingegnere. Io resto ingegnere, non mi frega proprio niente degli altri. Real team player MVP, ragazzi. Most valuable player. Qua, a tutti voi. Guardate quanto ho costruito più in fretta rispetto a quell'altro. Guardate quanto ho costruito più in fretta. Questa è la potenza del... Questa è una spia, vero? Vai via. Ah, il cipollotto, ovviamente, però. Però noi costruiamo in frettissima, quindi non c'è problema. C'è spia, attento, Chicco. Ok, andiamo. Questa è la spia, ancora? No. Forse ha capito la lezione. Io volevo metterla più o meno qui. Quindi una roba simile. Ok. Vediamo se può funzionare. Sto provando nuovi spot per la sentry. Porca Eva. Chi stava colpendo? Non ne ho la più pallida idea, però. Ma vaffan chiucchio. Ok, la spia è morta. Io lì non posso passare, amico mio. Quindi la sentry tua resta lì. Distrutta. Mi spiace. Qua c'era qualcuno, ma è caduto. Abbiamo un sacco di spie, però. Cioè, un sacco di ingegneri è un bel problema qua. Allora, io posso star qua sopra. Sì, dove posso colpire? Tutta sta zona qua. Tipo, quella è una spia, ovviamente. Quindi, da qua possiamo vedere tutta sta zona. Però non è che mi piaccia particolarmente, perché qua già non possiamo più colpire. Qua sì.
Qua sì, quindi più o meno qua si difende. Tu muori. È bello l'addomesticatore, bello, dai. Non è male. Questa però la voglio. Io salgo sopra la sentry. Da qui posso controllare quello che voglio. Devi morire. Non ti devi avvicinare alla mia sentry. Ok, sta cosa sta diventando molto figa. Mi sta piacendo. Guardate, c'è una spia lì sotto. Guardate, ancora poi. Non ho ancora capito. Merda! Ok, qua sotto non posso colpire. Qua sotto non posso colpire. Lezione. Abbiamo imparato una lezione oggi. Qua lasciamo sta cosa qua. Ci curiamo un attimo. Fai un pochino più veloce. Thank you. Ok, quindi non possiamo sparare qua sotto, ovviamente. Però possiamo sparare lui. Non più. È riuscito ad andarsene. Però secondo me sta andando qua. Quindi bam. Ma era lì, ma non ha preso. Non ha preso le robe, però. Penso almeno. Ok. È tempo di fare qualcosa di figo. Vieni qua. E vieni qua. Mi serve aiuto, amici. Mi serve aiuto, mi serve aiuto, mi serve aiuto. Ok, fatto. Ok, quindi siamo. Porca Eva. Ma che cacchio sta facendo sto qua? Che è rimasto a guardarla la mia sentry. Porca Eva, vabbè. Ok, abbiamo dato 3 colpi lì, però non bastano ovviamente. Andiamo a costruire molto in fretta una piccola torrettinzola. Dov'era? Scusate, ok, eccolo. Grazie mille, però abbiamo vinto. Sì, sì, sì. Siamo il diavolo, amici, siamo il diavolo. Ragazzi, spero che questo live vi sia piaciuto. Un live un pochino così alla cazzo di cane, perché l'ingegnere con sto set in King of the Hill è veramente una roba fantastica, secondo me. Però è molto. È un pochino devi camperare, un pochino devi utilizzare questo, un pochino quell'altro. Però almeno siamo riusciti a utilizzare tutto quello che dovevamo utilizzare. Abbiamo curato la nostra sentry col ranger bla bla, che non mi ricordo come si chiama. Non ricordo mai. Come si. Il ranger soccorritore, facilissimo. Abbiamo utilizzato un po' la domesticatore per fare qualche cagata nell'ultimo round. E il Jag ovviamente ci è servito per. Per costruire fisso. Quindi amici miei, spero che vi sia piaciuto questo live commentary di Team Fortress 2. Mettete mi piace ovviamente se così fosse, commentino qua sotto, condividete il video. E purtroppo io volevo mettervi l'account del Rancho Relaxo, ma non ce l'ho, quindi vi farò la conga. Perché cioè, il Rancho Relaxo è l'account che vorrei di più e non riesco ad averla. E non peraltro, sto facendo metalli raffinati a scoppio, ma ogni volta aumenta di prezzo, non riesco a comprarla. Quindi niente, amici. Io qua sto cadendo, quindi. No, ok. E si continua così. Quindi vi saluto con la conga. Ci vediamo al prossimo live di Team Fortress 2. Ciao a tutti, cari.